Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 13 luglio 2011 e sono le ore 13:20, la nascita del padre, cioè della figura paterna, padre di famiglia, cioè patriarcato. E questo video si basa su un link che mi manda l'amico Dario Gemini, va bene? Eccolo qua, cari amici, eh? Vedete? Vedete perché questa piccola TV pubblica si alimenta dei messaggi degli amici, e per cui, essendo gli amici, diciamo così, dei giornalisti che si trovano un po' dappertutto, nel tempo e nello spazio, questa piccola TV pubblica, grazie agli amici, diciamo, che dà le notizie un po' più originali. Mi manda allora il link di un articolo dello psicostorico Jacob Levy. Vi ho parlato recentemente di Jacob Levy. E Jacob Levy parla del cosiddetto parricidio primordiale, l'antica uccisione del padre che si sarebbe ripetuta in tanti posti all'origine dell'umanità. Ne parlava Sigmund Freud nella sua opera Totem e Tabù, dove diceva che all'inizio l'umanità non era matriarcale, come invece sarà dimostrato successivamente con fior di prove, no, era patriarcale. E l'umanità era, gli uomini vivevano in orde, un'orda. Ogni orda aveva un capo terribile, un capo, un tiranno. E piano piano, però, un po' qua e un po' là, poi i figli di questo tiranno, di questo orribile tiranno, se le prendeva lui tutte le donne, capito? E teneva sottomessi i figli, e li teneva sottomessi, magari facendo vedere il suo enorme fallo. Poi i figli si stancano di vedere questo enorme fallo, si stancano i figli. E che questo papà, orribile papà, se le godeva tutte lui le donne, capito? E allora con i bastoni si vede che si mettono insieme e lo trucidano. E così poi nascerebbe la democrazia. La democrazia, tolto il tiranno, nasce la democrazia. Questa è la teoria di Sigmund Freud, Totem e Tabù. Ed effettivamente, e questa teoria, Sigmund Freud mica è vissuto 10.000 anni fa, Sigmund Freud è vissuto tra il 1850 e il 1930, 1940. Sigmund Freud è un uomo dei nostri tempi. E effettivamente però i nostri tempi patriarcali hanno dei miti che giustificano la teoria di Sigmund Freud del parricidio originario. Ed ecco per cui abbiamo qua Jacob Levy che ci parla dei grandi parricidi, i grandi parricidi. E il grande parricidio, per esempio, fu quello era quello compiuto da Zeus. Siccome suo papà, Crono, il papà di Zeus, Giove, Zeus Giove, si mangiava i figli. Mano a mano che nascevano i figli, Crono se li mangiava, e però sua moglie Rea, quando nacque il piccolo Zeus, Giove, si vede che Rea aveva una predilezione per questo bambinetto, Zeus, che poi divenne il capo degli dèi, e lo mise in salvo, e sembra poi che a Crono fossero tagliati i testicoli, quello del taglio dei testicoli del padre da parte dei figli è una cosa che ricorre anche con Noè. Noè
Tantissime volte vi ho parlato di Noè e sotto certi aspetti Noè sarebbe il Dioniso, il Bacco ebraico, perché si dice che sia stato Noè a inventare il vino che dà l'ebbrezza dionisiaca, va bene? Anche Noè sembra che abbia subito qualcosa di analogo al taglio dei testicoli da parte del figlio Cam, poi c'è una famosa maledizione di cui vi ho parlato tantissime volte e che non voglio tornare a parlarvene, di cui non voglio tornare a parlarne di nuovo. Quindi qua al primo parricidio, qua siamo nella mitologia greca, però c'è anche la mitologia cristiana patriarcale, cioè non c'è soltanto qua Crono che si mangia i figli, si salva Zeus e poi sembra che Zeus gli tagli i testicoli al suo papà Crono, ma abbiamo anche il caso nostro, tutto nostro occidentale, di Dio e di Lucifero. Lucifero, una bella parola Lucifero, è portatore di luce. Lucifero era il figlio prediletto di Dio, il figlio prediletto di Dio, e era l'angelo più bello. Aveva creato gli angeli all'inizio degli inizi. Dio crea le schiere angeliche, cioè crea gli angeli, e l'angelo più bello, l'angelo prediletto da Dio, era Lucifero. Ma guarda caso che Lucifero se ne fregò di essere l'angelo più bello, e Lucifero voleva prendere il posto del papà, il posto di Dio. Organizzò una bella ribellione contro Dio, e però, Dio con gli angeli a lui fedeli vinse questa grande battaglia celeste e scaraventò Lucifero nel profondo inferno. L'inferno venne creato allora, in quel momento. Ma si continua all'infinito con questi esempi. Per cui Sigmund Freud è di fronte a tutti questi miti e queste cosmologie che poteva dire, e poteva soltanto scrivere in Totem et Tabù che agli inizi dell'umanità c'era questo capo tribù, una specie di capo dell'orda, un dittatore, un tiranno, che se le godeva tutte lui le donne, capito? Tutte lui se le. E i figli dovevano andare avanti, scusate, a manovelle, capito? Come c'è la parola, scusate, l'ho imparata da un grande film di Alberto Sordi, Il Marchese del Grillo. Io non sapevo che si dicesse manovella, invece in quel film si dice proprio le manovelle. Va bene, andavano avanti a manovelle, però a un certo punto l'hanno massacrato il papà. L'hanno massacrato. E poi qua, Yaakov Levi ci parla di tante, tante storie, ci parla anche di Prometeo, il grande Prometeo, cari, che in un certo senso si ribella a Giove, Prometeo, si ribella al padre Giove, al capo degli dei. Sembra che Giove fosse malvagio. Non voleva che gli uomini stessero dal calduccio d'inverno. Gli uomini non conoscevano il fuoco. Allora Prometeo va su sull'Olimpo e con uno stratagemma porta via una scintilla di fuoco dall'Olimpo e lo dona agli uomini. E quando il Padre Eterno Giove si accorge di questo evento, prende il suo figlio Prometeo e lo incatena a una roccia. E siccome Prometeo era immortale, perché era un titano, era figlio di Giapeto e di Climene, Climene era la figlia di Oceano. E allora Giove acchiappa Prometeo, il titano Prometeo, e lo incatena in una montagna. È un castigo eterno, un castigo eterno. E di giorno un'aquila va a mangiare il fegato di Prometeo, poi di notte il fegato ricresce, è un immortale, non può morire, e il mattino successivo l'aquila va di nuovo a mangiare il fegato di Prometeo. Vedete che cosa succede tra padri e figli, come faceva il povero Sigmund Freud a non scrivere in Totem et Tabù che al principio dell'umanità c'era il patriarcato e che c'era un patriarca terribile lì in ogni orda, un patriarca terribile. E poi c'è anche il caso di Mosè, ci parla anche di Mosè,
Jacopo Levi, che le cose le conosce bene, ci parla pure di Mosè. Anche Mosè era un padre, era il padre in un certo senso del popolo ebraico, è quello che tira fuori il popolo ebraico dall'Egitto. Dall'Egitto lo tira fuori, no? Dall'Egitto, ma fatto sta che sembra che invece in Egitto il popolo ebraico ci stesse bene, perché facevano le orgete, diciamo così, eravamo un matriarcato, facevano le orgete. E invece è Mosè che si rifaceva alla dottrina del faraone Akhenaton alias Amenofi IV e esigeva da loro, diciamo così, la spiritualità. Fatto sta che si ribellarono tanti volte gli ebrei a Mosè e ai Leviti. Quando Mosè riuscì a trascinare il suo gregge, cioè gli ebrei, a trascinare i confini, a trascinarlo dopo aver girovagato per la penisola del Sinai e via di seguito, lo portò nei pressi della terra di Canaan. E quando arrivarono nei pressi dei confini della terra di Canaan, pare che Mosè è stato trucidato dagli ebrei, i suoi figli. Mosè era colui che aveva tirato fuori gli ebrei dall'Egitto, ma nei 40 anni però di peregrinazione nel Sinai, gli ebrei pensavano sempre all'Egitto, dice là mangiavamo, c'erano delle belle padellate di carne, e poi fecero il vitello d'oro, attorno al vitello d'oro si misero a fare le cose brutte, intanto che Mosè stava lassù sul monte Sinai a contatto col Padre Eterno, Yahweh. Cose orribili, tant'è vero che quando Mosè scese e vide le cose terribili che gli ebrei facevano attorno al vitello d'oro, prese la tavola dei comandamenti, le tavole, le fracassò per terra. Tiepido fumante bagno di sperma stavano facendo attorno al vitello d'oro, non tiepido fumante bagno di sangue, come dicevano i futuristi, no, un tiepido fumante bagno di sperma. E lo dice pure Sigmund Freud, prima di Jacob Levi. Lo dice Sigmund Freud nella sua ultima opera. Vedete, cari, questa opera qua, L'uomo Mosè, la religione monoteistica, ha una caratteristica, che è l'ultima opera di Mosè, pardon, è l'ultima opera di Sigmund Freud, capito? Dopo averla scritta, Sigmund Freud morì, incominciò a scriverla a Vienna quando era anziano assai. Poi arrivò il Führer arrivò a Vienna e lì iniziarono le trattative tra il Führer e l'Associazione Internazionale di Psicoanalisi, che era molto forte, e alla fine il Führer concesse a Sigmund Freud di espatriare, e lui l'aveva iniziata a Vienna quest'opera e la terminò a Londra. Il Canto del Cigno è un'opera meravigliosa e lo dice qua. Cita Ernest Schelling, il quale nel 1902 scoprì che Mosè probabilmente era stato massacrato dal popolo ebraico, come dire che il popolo ebraico erano i figli, e Mosè il padre, e i figli lo massacrarono Mosè, e poi il popolo ebraico entrò in terra di Canaan senza Mosè. Mosè fu massacrato fuori. Ce lo ricorda Jacob Levi, queste cose ce le ricorda, va bene? Poi c'è anche il caso di Edipo. Edipo, sapete, vero? Edipo, Edipo che c'erano le tragedie di Sofocle, va bene? Le tragedie di Sofocle, capito? E Edipo che uccide il suo papà, il re Laio, senza saperlo che è suo papà, e poi va a letto con la sua mamma Giocasta, la regina Giocasta, senza saperlo che è la sua mamma. Lo verrà a sapere dopo. Vedete però la delicatezza di Sofocle. Sofocle non scrive brutalmente lì come nella questione di Lucifero che vuole ammazzare Dio ma non ci riesce. No, dice che Edipo uccide il papà.
il re Laio, ma non lo sapeva che era il suo papà, perché era stato abbandonato, e tipo, capito? Così andò a letto con la sua mamma, la regina Giocasta, ma non sapeva che era sua mamma. È molto più diciamo più gentile, molto più gentile Sofocle, capito? Invece altrove le cose sono dette in maniera brutale. E allora io vorrei dire, cari amici, sulla base di questo articolo che mi ha mandato l'amico Dario Gemini, questo articolo dello psicostorico Jacob Levi, vorrei fare un discorsino pure sulla, appunto sulla nascita del padre. E la figura paterna, non è vero che c'è sempre stata nell'umanità, la figura materna, come dicono Sigmund Freud e tutti coloro che, tutti i patriarchi dicono, che l'umanità è sempre stata patriarcale. Si fa una fatica, cari amici, a trovare anche sul web qualcosa di decente sul matriarcato. Tutti a dire che il matriarcato è una fantasia maschile, che gli uomini hanno paura delle donne. E magari fantasticano che nel passato c'è stato il matriarcato, poi c'hanno tanta paura che il matriarcato ritorni. Ma no, il matriarcato c'è stato sul serio, c'è stato, cari amici. Ormai la documentazione, diciamo così, archeologica è sterminata. Sterminata, cari amici. Ma in quanti video vi ho parlato della documentazione archeologica sterminata che c'è sul matriarcato. L'umanità è nata matriarcale. L'umanità, dal suo sorgere, sin quando poi è sorto il patriarcato, è sempre stata matriarcale, per il semplice motivo che non era stata scoperta la funzione dello sperma. E dai che mi tocca riparlare dello sperma qua, un tiepido fumante bagno di sperma, ma che i ragazzi mica ci credono a tutto ciò, credono che gli uomini abbiano sempre saputo lo sperma serviva anche lui a fare i bambini, no? Così come se fosse una cosa semplice da scoprire che due e due fanno le cose belle, dopo 9 mesi nasce un bambino, e beh, mica è semplice fare il percorso inverso, nasce il bambino, e uno mica ci pensa che ciò è dovuto al fatto che no, perché l'amore si fa tutti i giorni, non è che si fa una volta ogni 9 mesi, capito? Non è una cosa tanto semplice da collegare. Se pensate che ancora ai tempi di Caio Giulio Cesare c'era, a Roma c'era l'anno lunare, in pelle rossa, e ci hanno avuto l'anno lunare sino all'altro ieri, si può dire l'anno lunare, lo sapete, no? Nei fumetti si legge ci vediamo fra 3 lune, no, ci vediamo alla prossima luna, l'anno lunare è semplice, perché i movimenti della luna durano 28 giorni e il movimento del sole dura 365 giorni. È più facile che tu controlli 28 giorni che non 365 giorni, capito? Allora l'umanità ci ha impiegato tanto tempo a capire il rebus dello sperma. E allora per tanti millenni, 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 l'umanità ha pensato che i bambini nascessero non sulla base di un atto di volontà come è per noi oggi, no? Che due si sposano e dicono facciamo un bel bambino insieme, un bel bambino. E no, una volta no, non si conosceva la funzione dello sperma, e per cui che cosa volevi progettare? Che cosa progettava la donna? Di fare un bel bambino? Con chi lo faceva ben bambino? Cioè, se non lo sapeva che lo sperma che usciva dal membro maschile serviva a qualcosa. Non era un atto volontario, capito? E inoltre non c'era la figura del papà. Ecco perché parlo della nascita del padre. Perché in principio l'umanità non conosceva la figura del padre. Sì, lo so che non ci credete, vabbè. Voi non ci credete, peggio per voi, cari ragazzi. Se non ci credete, non potete neanche capire che cos'è il patriarcato. Il patriarcato sarebbe come dire che la bomba atomica c'è sempre stata. L'umanità intelligente doveva conoscerla subito la funzione dello sperma. E così doveva conoscere subito l'energia nucleare e inventarla subito la bomba atomica. Invece siamo arrivati nel 1930, 1940 a inventare la bomba atomica. Dice, ma è più semplice la questione dello sperma. Sì, è più semplice per te che lo sai.
Ma non era più semplice per loro, poverini, capito? Che loro avevano altre cose di cui pensare, anziché stare lì col microscopio a stabilire qual era la funzione dello sperma. Andiamo, ragazzi, su, andiamo, dai. Un po' di elasticità mentale, cari, un po' di elasticità mentale. Comunque, ormai che il matriarcato sia stata la prima fase dell'umanità, ormai è ampiamente documentato, va bene, ampiamente. Sigmund Freud non lo sapeva, era un grande patriarca. Anche qua il bravo Jacob Levi sforna in continuazione lui le sue teorie, ma non ci parla mica dal matriarcato, eh. Boh, io ancora non ho trovato un articolo sul matriarcato da parte di Jacob Levi. È tanto colto, c'è una cultura sterminata, però ancora non ho trovato niente, o almeno nessuno mi ha mandato niente su Jacob Levi che parla dal matriarcato. Invece il matriarcato c'è stato. Esatto. E ci sono quelli che l'hanno studiato, la figura del padre, la nascita del padre, e per esempio il grande antropologo sovietico Bronislav Malinowski, negli anni 20 e 30, 1920-1930, soggiornò presso popolazioni ancora matriarcali. E disse: ma com'è che non c'era il papà? Non c'era la figura paterna? La nascita del padre. Il padre non nasce all'inizio dell'umanità, nasce a un certo punto dell'umanità. E poi in certi posti dove sono rimasti matriarcali sino a poco tempo fa, gli studiosi avevano verificato che non c'era la figura del papà. E i figli crescevano tutti felici e contenti, senza il complesso edipico, capito? Infatti, Bronislav Malinowski ha proprio dimostrato, dice: tu, Sigmund Freud, parli tanto del complesso edipico, che sarebbe il fatto che i figli vogliono ammazzare il papà. Pensa un po' te. Dice: ma no, in certi popoli, io Bronislav Malinowski, in certi popoli ho visto che i figli non vogliono ammazzare il papà perché non lo sanno che cos'è il papà. Non esiste la figura paterna, la figura paterna. Esiste la figura maschile, ma non la figura paterna, il papà che ti sta sempre lì appresso, ti sta sempre, no? Che vuole che tu cresci a sua immagine e somiglianza, e se non cresci a sua immagine e somiglianza non ti vuole bene, sempre lì appresso, ti sta sempre lì appresso il papà, sempre lì, va bene. E pater familias nell'antica Roma, e il pater familias nell'antica Roma poteva vendere al mercato, al mercatino poteva vendere i suoi bambini e la sua mogliettina. Io ho fatto un video intitolato Pater familias in Roma antica. Ah, quanto era bello essere il pater familias in Roma antica. Tu ti potevi sposare e fare dei bei bambini. Poi a un certo punto, quando ti volevi fare una bella biga con tanti cavalli, portavi la moglie e i figli al mercatino e li vendevi, capito? Quelli sì che erano tempi belli, cari amici, eh. Che bello, cari. Ecco, allora, la nascita del padre e la figura paterna nasce a un certo punto dello sviluppo dell'umanità. Quando nasce la figura del padre, nasce il patriarcato con la proprietà privata, e noi ci troviamo in patriarcato con la proprietà privata, la quale è cara a tutti, e a tutti cara la proprietà privata, capito? Tutti la amano tanti. Il vero amore, cari amici, è quello che noi abbiamo per la proprietà privata. Quello sì che è un vero amore, cari. È un amore che dura per tutta la vita e non muore mai, eh? Una volta inventata, tutti amano la proprietà privata, nessuno può più liberarsi dell'amore per la proprietà privata. Il vero amore è l'amore che non muore mai. E noi amiamo la proprietà privata dalla nascita alla morte. Vi ho fatto tante volte l'esempio della parola proletario, no? Proletario. Sapete quella parola che è stata usata all'infinito tra l'Ottocento e il Novecento, tra il 1800 e il 1900, no? C'è il proletariato, anche quel quadro famoso, no? Il quarto stato, il proletariato, tutti malvestiti, i poveretti che vengono avanti, tutti insieme, no? Nell'antica Roma, con la parola proletario, mica si volevano indicare gli operai delle officine. Il vero significato della parola proletario è colui che come unica forma di proprietà c'ha i propri figli. E poi andate a vedere cosa voleva dire proletario nella Roma antica. Andate a fare le verifiche, cari amici, andate a vedere. Colui che
come unica, è un poveraccio che come unica forma di proprietà c'è i propri figli, perché la proprietà privata all'inizio non è mica proprietà delle cose, è proprietà dei propri figli. La proprietà nasce come proprietà di persone, dopo diventa proprietà di cose, dopo. Vabbè, cari amici, non posso far altro che evidenziare che questi bravi studiosi, che hanno una cultura davvero sterminata, però fanno fatica a parlare del matriarcato. No, non è che fanno fatica, non ne parlano per niente, cari amici, che non esiste per loro il matriarcato. Esiste solo il patriarcato. Non esistono le antiche grandi dee, niente da fare. E soltanto dei maschili esistono. Solo dei maschili. D'accordo, cari amici? Va bene, su. Dai, per le vacanze, cari, vi lascio il compitino per le vacanze, va bene? Eccolo qua, il compitino per le vacanze per voi, cari, Così non vi annoiate. Un libro meraviglioso, cari, d'accordo? Un libro davvero meraviglioso. E certo, è un libro patriarcale, che sia chiaro, È un libro patriarcale. Però vi fa capire qua, questo libro, tutti i collegamenti che ci sono tra l'ebraismo e la cultura dell'antico Egitto. L'Egitto, però, attenzione, del faraone Akhenaton o Amenofi IV, è quello che inventò il primo monoteismo patriarcale. Il monoteismo nacque in Egitto, poi fu diciamo così, abbandonato. Il monoteismo fu raccolto da Mosè e poi dal popolo ebraico, e il popolo ebraico allevò il bambinello del monoteismo, che poi crebbe in una pianta rigorosa e diventò la religione ebraica del Dio Yahweh. Ma Dio Yahweh poi ci ha avuto due figli, Uno è il cristianesimo e uno è l'islamismo. E che siano figli dell'ebraismo il cristianesimo e l'islamismo, lo dimostra il fatto che sia il cristianesimo che l'islamismo hanno gli stessi identici 10 comandamenti mosaici dell'ebraismo. Dice, ma guarda un po', stanno sempre a litigare i cristiani contro gli ebrei, gli islamici contro gli ebrei. Ed è tutta una famiglia, hanno tutti i 10 comandamenti, ma infatti nella famiglia monogamica patriarcale non si fa altro che litigare, infatti, vabbè dai, è tutto incoerente in patriarcato. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.